Dal Vangelo secondo Luca. Tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fino sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Nessun profeta è bene accetto nella sua patria. È ciò che proferisce Gesù nel momento in cui molti nella sinagoga di Nazareth si mostrano scandalizzati dal fatto che la scrittura si stesse adempiendo proprio in lui. Sì, lui, semplicemente il figlio di un falegname. Non è costui il figlio di Giuseppe? Il secondo motivo di scandalo è ben più sottile. Se costui è uno dei nostri, che faccia del bene a noi, che compia miracoli a casa sua. Non si erano infatti ancora compiuti i miracoli a Nazareth. Ancora una volta Gesù spiazza con la sua inclusività, che confonde gli egoisti e gli ipocriti. L'amore da lui predicato è un amore che trascende ogni nazionalità, etnia, gruppo, etichetta. Non è la logica dell'appartenenza a muovere il Figlio di Dio, ma quella dell'amore, rivolto a tutti gli uomini, nessuno escluso. E per questa sua logica universale e salvifica, sarà lui stesso ad essere escluso, umiliato, crocifisso. A volte può capitarci di sentirci giusti solo perché facciamo parte di questo o quel gruppo, di questa o quella nazione, di questa o quella tradizione. Ma non è il dirci cristiani a garantirci di esserlo davvero. Il nostro cuore rischia di diventare duro come pietra, il giudizio di acuminare le sue punte, la nostra fede di diventare un piedistallo. Scrive Papa Francesco: quando un popolo, una religione, una società diventano un piccolo mondo, perdono il meglio e precipitano in una mentalità presuntuosa, quella dell'io sono buono e tu cattivo. È l'amore il segno distintivo del cristiano, un amore che abbraccia la diversità e si espande gratuitamente, un amore che si fonda sul Vangelo e, come dice San Paolo, non invidia, non si vanta, non si gonfia. E se non ci sentiamo pronti o capaci, ci siano di incoraggiamento le parole di San Francesco di Sal: come si impara a camminare camminando, così si impara ad amare amando.